Preannunciano altre 4 giornate di sciopero per tutti i turni e per tutti i lavoratori del centro governativo Pian del Lago in una nota unitaria, sindacati, CISL Funzione Pubblica, Agrigento, Caltanissetta Enna, Flaica CUB regionale, Wiltemp provinciale, Comsal Snalv provinciale. Ci sarà infatti un presidio nella fascia oraria che va dalle ore 9 fino alle 20, dal 5 all'8 luglio, davanti allo spiazzo antistante la prefettura. La questione che porta ad una prosecuzione della protesta è sempre legata alla situazione economica dei lavoratori. 5 mesi che non ne prendono lo stipendio e adesso andiamo verso il sesto mese. Sono in una condizione disperata, disperata. Noi abbiamo cercato di fare anche da ammortizzatori sociali, ma non riusciamo più a tenerli. D'altra parte, come si fa a tenerli? 5 mesi senza stipendio, non hanno la possibilità manco di mettere pochi litri di benzina per scendere al centro. Eppure fino ad oggi hanno assolutamente garantito il servizio e lo hanno garantito sia nei confronti della ditta, ma soprattutto nei confronti della cittadinanza. Le generose azioni fatte dalla prefettura non hanno ad oggi sortito nulla. Non possiamo più andare avanti. Da giorno 5 di questo mese, quindi da martedì prossimo, faremo un presidio permanente davanti alla prefettura, almeno per 4 giorni. E si comprende, mi perdoni se lo sottolineo, non solo il danno, ma la beffa. Loro non prendono lo stipendio, fanno 4 giorni di sciopero sostanzialmente e non percepiranno a maggior ragione questi 4 giorni in quanto ci saranno le trattenute. Non abbiamo scelta, noi chiediamo aiuto a tutti, ai nostri rappresentanti politici, perché è una questione che va affrontata insieme. Probabilmente ci rivolgeremo pure al Ministero, perché no, alla Commissione Antimafia, cioè ci rivolgeremo a chiunque, non abbiamo più altro da fare. Intanto rimaniamo a disposizione per un'eventuale replica da parte della società che gestisce il servizio e che non ha rilasciato dichiarazioni, contattata telefonicamente dalla nostra redazione.